Ciao ragazzi, visto che dal sondaggio nei commenti ha vinto il full day of eating, andiamo a vedere quello che mangio durante una giornata. Ora, non penso sarà un video estremamente interessante, ma cercherò di piazzare qualche considerazione tra un pasto e l'altro. Bando alle ciance e partiamo con la colazione e andiamola a prendere. La colazione sarà banalmente Monster, sempre, e barretta. Barretta e Monster che sono nascoste qua dietro. Ma come Eric, alla mattina mangi solo una barretta? Appena sveglio ho davvero poco appetito e mangio appunto giusto la barretta e bevo la Monster per attivarmi un attimo. Poi a metà mattina già mangio qualcosina di più. Bene, quindi dopo la primissima colazione iniziamo la giornata e iniziamo lavorando sulle programmazioni. Sono qui alla mia scrivania dove ho tutto: computer, agenda, libro per fare un po' di pubblicità occulta che va sempre bene. E niente, noi ci aggiorniamo a metà mattina per lo spuntino. Spuntino di metà mattina, necessario per non svenire durante l'allenamento, in quanto poi oggi ho squat, quindi mi servono decisamente un buon quantitativo di energia. Ecco il mio spuntino, sono tipo cracker con olio, boh, una roba molto, molto tranquilla e soprattutto molto pratica. Cioè, a me piacciono le robe pratiche, non sono uno che vuole perdere tempo. Robe confezionate, anche pranzo, robe semplici, poi vedremo. Quindi tutto molto semplice, che non richieda tempo, che non faccia perdere tempo. Questi qui hanno tipo per 100 grammi 434 kcal. Io mangio un sacchetto e mi fa 2 giorni, quindi metà e metà, sono 180 grammi, quindi ne mangio 90 e 90. E di sicuro sono utili perché sennò ad allenarmi sverrei. Ora, già che siamo qui, facciamo due considerazioni. Non sono un esempio da seguire, quindi non guardate questo video con "faccio anch'io quello che fa lui". Semplicemente io ragiono in questo modo: devo calare di peso, cerco di stare in ipocalorica. Voglio aumentare, sto in ipercalorica. Non faccio altri calcoli, non guardo macro, non guardo nulla di tutto ciò. Adesso, per esempio, sto cercando di aumentare di peso in modo da avere un po' di vantaggio negli esercizi con il bilanciere, aumentare lì i chili, anche se a corpo libero poi di conseguenza si va peggio. Ma la coperta è corta, quindi da una parte aiuta, dall'altra non aiuta. Però d'inverno, ecco, generalmente cerco di aumentare di peso. E per me questa è la cosa davvero tanto difficile, perché io non sono uno che mangia tanto. Infatti adesso mi sto sforzando, tipo anche adesso non mangerei, mi sto sforzando, anche perché sennò poi vabbè, in allenamento svengo se non mangio, ma non sento fame. Quindi per me questa è la parte complicata. Come avete visto magari nel video che ho fatto quest'estate, a dimagrire ci metto davvero poco, perché di base io mangio poco, non ho problemi anche, cioè spesso salto per esempio il pranzo, d'estate lo salto sempre, ma non perché me lo impongo, semplicemente perché magari c'è tanto da fare e non ho voglia di perdere tempo a stare a tavola. Quindi da questo punto di vista sicuramente il fatto di non avere appetito mi avvantaggia tanto in fase di dimagrimento. Di contro, quando voglio aumentare faccio davvero tanta fatica. Come detto, non sto lì a contare niente perché impormi le cose. Per esempio l'anno scorso avevo provato tutte le mattine a farmi le fette biscottate col burro d'arachidi e al secondo giorno stavo per vomitare. Non riesco a ingurgitare troppo a sforzo. Cerco di mangiare tanto durante la giornata, poi vabbè, vedrete, faccio un sacco di mini snack che possono essere mo caramelle, mo Kinder Bueno, so che non è il massimo, infatti non sono un esempio da seguire, ma questa è la mia strategia per riuscire a mettere peso. Mi servono cibi molto calorici perché se devo mangiare tanto faccio davvero davvero fatica. Quindi in conclusione non prendetemi come esempio, alla fine i miei risultati sia prestazionali che estetici li ho, ma non devo fare gare né niente. Ma così come la maggior parte delle persone. Quindi anche mettersi lì in regimi troppo restrittivi, sia da una parte che dall'altra, quando poi non si hanno fini competitivi, secondo me ha poco senso, anche perché questa attività qui non è una corsa dei 100 metri, ma è una maratona. Quindi dovete renderla sostenibile nel lungo, lungo, lungo periodo. Cioè dovete pensare, ok, adesso, da adesso ai prossimi 30 anni, cerco di fare più o meno bene.
Se siete troppo restrittivi, ovviamente scoppiate. Quindi dovete sempre pensarla nel lungo periodo. Io la penso in questo modo qui, ed è per questo che evito di costringermi in regimi troppo restrittivi, sia dover mangiare troppo, dover tagliare troppo, non mangiare certe cose, anche quando sono in cut, tra virgolette, comunque mi muovo tanto, mangio di meno, però cioè, quello che mi va mangio sempre. Bene, dopo questo sproloquio finisco di mangiare i crackerini e poi vado ad allenarmi. Bene, siamo arrivati al pranzo. A pranzo mangio sempre pasta in bianco con l'olio, così poco sbatti, poco tempo a fare, niente sughi, niente di niente, quindi top. Visto che ho finito lo scuot e sono in modalità sto per svenire, abbondiamo. Ok, saranno circa boh, 200 grammi, poco più, poco meno, 180, 150, boh. Non li peso, vado sempre ad occhio in base a quanto ho fame durante la giornata e appunto dopo lo squat sono abbastanza affamato. Bene, mettiamo sull'acqua e cuciniamo. Ok, appena tirati fuori dalla pentola, unico condimento, olio abbondante. Sì, bello grasso, oh, così diventa bella calorica. Anche perché sennò è immangiabile. Bene, ci vediamo dopo pranzo. E dopo il pranzo ci vuole il dolce. E anche due gole d'oro. Ok, è passata qualche ora dal pranzo e adesso spuntino di metà pomeriggio. Dunque, cosa offre il menù? Torrone, sono 100 grammi, non so se lo mangerò tutto, ma sembra così, ma finisce in fretta. E poi i miei amati grissini. Questi qui ne mangio di continuo, spesso anche la mattina, magari invece dei crackerini che abbiamo visto prima mangio questi, comunque quelli lì li mangio, sono quelli che mi danno più aiuto perché sono buoni, vanno giù bene, ne puoi mangiare pochi alla volta perché io appunto faccio anche molta fatica ad abbuffarmi, un pasto ampio non lo mangio, vado meglio a mangiare tanto durante magari la giornata, quindi spizzico una cosa qui, una cosa là, e questo qui mi aiuta. Bene, io continuo qui a fare programmazioni e noi ci vediamo per la cena. Cena, prima parte, 250 grammi di patate al forno imbevute nell'olio, così sono belle grasse. Mi sono dimenticato di far vedere la seconda parte della cena. Non sono abituato a fare queste cose, mi sono distratto e mi sono dimenticato di filmarla. Sono comunque due svizzere di pollo che in totale sono 180-200 grammi. Vado bene con le svizzere perché, a differenza magari del petto di pollo, sono sempre uguali. E anche magari che sono c'è il pezzo di grasso cattivo, quello un po' più grosso, sono sempre uguali, sempre stesso identico sapore. Anche quelle con abbondante olio perché lo uso tanto ovunque, come avete visto. E niente, il video è finito. Questo, diciamo, è come mi comporto. Adesso, appunto, sto cercando di aumentare di peso, ma è qualche settimana che sono stabile sugli 84 perché, come vedete, poi non è tantissimo quello che mangio perché adesso sto facendo fatica ad ingurgitare cose. Quindi cerco più che altro di mantenermi. Poi vediamo se dopo le feste riesco ad aver voglia di mangiare di più perché l'obiettivo sarebbe il sogno, arrivare a 90 kg, ma lì sarebbe davvero da ingozzarsi tanto, però chissà, magari mi viene voglia e ci riesco. Bene, tutte le considerazioni poi le ho già fatte e noi ci vediamo al prossimo video.